Eccoci, come al solito il vetro appannato, c'è pure Stefano. Oggi pesca libera, visto che nessuno ci rompe le scatole, non facciamo non facciamo cose strane, ci siamo portati tutto, vediamo quello che succede. Anzi, non vediamo quello che succede. Navigazione a vista, no? No, strumentale oggi. La barca di Stefano è bellissima, ma ha un difetto, la mattina è sempre impossibile vedere. Ci dirigiamo però verso il punto di pesca, confidando nelle previsioni, che davano un mare eccezionale. Ma da lontano si intravedono delle onde non del tutto rassicuranti. Allora, come nelle migliori storie, eravamo partiti col mare calmo e previsioni buone, però non ci beccano mai. Come ci muoviamo? Però io e Stefano ci proviamo lo stesso. Sì, siamo... crederci sempre, come dice qualcuno. Esatto, chi è che lo dice? Ora con Stefano stiamo tirando fuori 1,5 miliardi di esche. Seppie, calamaretti, calamari, tutto. Cappellotti, quelli sono buoni, eh? Questo è il calamaro congelato sempre da Stefano. Cominciamo subito a pescare con il calamaro, quello pescato da Stefano. Il calamaro è un'esca molto dura, però se è fresco fa veramente la differenza, ma soprattutto selezione su pesci più piccoli che non riescono a mangiarlo. Sui due braccioli della montatura Bolentino si innescano delle striscioline che devono essere un po' più lunghe dell'amo. Le cucio in due parti per evitare che i pesci possano strapparle. Cominciamo a pescare su un fondale di 24 metri. Le prime calate servono a capire che tipo di corrente c'è sul fondo e di conseguenza la lunghezza dei braccioli e il piombo giusto. Qualcosa comincia timidamente a mangiare, ma sospetto che siano le perchie. Insieme alle castagnole rosse e alle donzelle, le perchie sono i pesci più voraci che si avventano per primi sulle nostre esche e poiché hanno una bocca enorme, rimangono sempre allamate. Vediamo che ho preso, va, se la perchiona imperiale. Eccolo! La perchia. Eccola là. Il primo pesce è sempre una perchia e questa riesco fortunatamente a liberarla. Dopo la prima perchia non mancano le mangiate interessanti e qualche pesce diverso comincia a farsi avanti. Perchione, eh? No. Ma noi abbiamo un retino a parte quello rosa minuscolo. C'è il coppo, c'è. Non sembra una perchia questa, eh? Tanutina! Un banco di tanute è venuto a trovarci. Questi sono pesci voracissimi e adorano il calamaro. Un'altra tanutina. Cioè questa si è mangiata tutte e due gli ami. Una cosa che è incredibile. Guarda, tutte e due i braccioli. Sul primo non ce l'ha creduto. Questa tanuta è stata così vorace da ingoiare entrambe le esche ed entrambi gli ami, senza accorgersi dell'inganno. Nonostante le previsioni, il mare non accenna a calmarsi e pescare qui è diventato quasi impossibile e molto fastidioso. Decidiamo di spostarsi quindi più verso l'interno. Ci siamo spostati e qui decisamente siamo al riparo. Si balla comunque, come potete vedere, però più o meno. Fondale sui 35 metri, quanti? Più o meno? Appena getto l'esca nel nuovo posto, subito qualche pesce interessante si fa vedere. E forse non si tratta della solita perchia. Ma questo è un pesce carino, eh? Serve un bimbo? Sì, sì. Mi sa che serve il retino, lo sa? Uno ho preso due. Bel fragolino. Ah, bello. No, un pagrotto. Pagrotto. No. Eccolo. Bellotto. Carino, cominciamo, eh? Cominciamo a ragionare. Questo pagro è un pesce decisamente interessante e speriamo che ce ne siano altri molto più grandi di lui. Allora, ci siamo spostati di 10 metri, non 100 chilometri. Subito la prima perchia della giornata, la seconda anzi. Che le perchie sono prime a buttarsi e a suicidarsi, ma lo sapete bene se fate questa pesca. Invece a me manco quella, che da una parte è un bene, dall'altra.
Stranamente dopo il pagro non sta mangiando nulla, segno che probabilmente non stiamo pescando nel posto giusto o che i pesci sono spaventati da qualche predatore. Allora, visto che a Bolentino non mangia nulla, faccio due tiretti a incicu, veloci, 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 vediamo se mangia qualcosa. Ho modificato l'incicu, togliendo l'octopus, mettendo un calamaretto finto e poi un totano vero. Speriamo che qualche grosso pesce lo veda e lo vada a mangiare. Lo faccio saltellare sul fondo e poi lo rialzo e lo riabbasso, continuando così. Ho agganciato qualcosa con l'incicu. Non è un pesce, però. È un polpo. È un polpo. Madonna mia. Polpone. È grosso, questo è il cavallo che hai patate. Non è ma... Che cosa è slamato proprio mo? Si è attaccato al piombo. Era attaccato al piombo. Ah, nel mio piombo. No, del lato. Ha preso tutte e due, ha preso. Ciao, un granchio. Te, vuoi un granchio da innescare? Questo polpo, come la tanuta, era stato preso con due canne diverse ed è rimasto attaccato a una granseola, probabilmente il suo ultimo pasto. Allora, dopo il mitico polpo non abbiamo preso più niente, quindi ci vogliamo spostare un po' più a largo, soprattutto perché si è calmato il mare, forse, si sta calmando un po'. Quindi vediamo se più profondo gira qualcosa. Andiamo. Stefano, che stai a fare? Sto scegliendo? Non facciamo vedere niente, sennò qua ci rubano tutti i punti. Ladri. Ladroni. Dal punto dove eravamo ci spostiamo di nuovo, stavolta più a largo, intorno ai 60 metri, sperando che qualche pesce più grande possa buttare le nostre esche. No. Serve l'arpione, serve la baleniera. Il raffio. Un po'. Dalle profondità direttamente, dalle... Eccola! La maledetta perca. Dai, però è pure grossetta questa. Dopo le prime perche iniziali, che non vi facciamo neanche più vedere, cominciamo a tirare su qualche pesce molto più interessante, come questa tanuta. Questa è già una tanuta carina, Tra un pesce e l'altro, ogni tanto, muovo la canna da incicu. E stavolta aggancio qualcosa di veramente grosso. Però, dopo che riesco a sollevarlo di qualche centimetro, si riattacca sul fondo. Potrebbe essere davvero un grosso polpo. Porca miseria, mi ha mangiato, mi sa, un polpone. Se ne va giù. Questo non riuscirò mai a staccarlo. Fortunatamente, dopo un po', il polpo molla la presa e riesco a recuperare l'esca tutta intera. Ovviamente, però, senza il totano. Porca miseria, era lui. Se il polpo è ancora lì, potrebbe mangiare e provo una piccola strategia. Metto una sardina che dovrebbe attirarlo fuori dalla tana. Speriamo bene. Arriva. Ma fortuna vuole che il polpo era andato a prendersi l'incicu di Stefano, che piano piano lo sta tirando su. Voilà. Le polpe con le patate. E dopo il polpo sembra che anche qualche pesce finalmente si sia svegliato dal letargo. Serve il guadino? Non credo. Attenzione. La madonna è tanutona. Porco Giuda. Tanutas. Si è presa bene. Vedi, questi sono ami belli. Sono ami seri, poi facciamo dei quali sono. Infatti non abbiamo slamato uno, No. Questa quasi mezzo... No, più di mezzo chilo lo fa, Sì, 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 questa sì. C'ha un colore meraviglioso. Dopo le pesiamo. Come vi ho già detto, l'innesco che stiamo utilizzando è la strisciolina di calamaro, con una piccola parte che fuoriesce dall'amo per aumentarne il volume, e gli ami stanno facendo un lavoro eccezionale. Stiamo utilizzando questa serie della Mustad, i Power All Around Hook, misura 2. Che sono grandi, ma fanno selezione. Due! A due, so? C'ho pure un sarago, aspetta. Un sarago fasciato. Passo da sotto. Aspetta, no, fammi tirare. Vabbè, famo il sarago, tiro di peso e questa. Fa così, No, si è rotto, no. No. Cazzo! A posto. Le gioie del Bolentino! Potrebbe essere maschio, ma da quanto è nervoso, forse è femmina. Sì, è sicuramente. Gli ami stanno facendo un lavoro incredibile, regalandoci delle grandi prede, ma le vere sorprese devono ancora arrivare.
Adesso giù c'è veramente l'inferno, eh. Dai, Ste, ma non ci dobbiamo perdere. Eh? Che sta succede? Non lo so. Mentre rifacevo il filo, qualcuno... Lo so. Aspetta che io mi voglio attrezzare con le mani, con le gambe. Che casino, pari di... Aspetta, facciamolo vedere a chi ci segue da casa. Tanto taglierò tutto. Si sente emozionato, dottore? Ma che, guarda, quello che ti piace. No, la trascinona, porco Giuda. Quella che piace a te. Oh no, già la miseria. Poggia, poggia. Porca troia. Porca troia. Io non ho mai visto una trascina così grossa. Questa trascina è davvero mostruosa e per farvi capire quanto è grande, guardate la seppia che si è mangiata, che al confronto sembra minuscola. Raccontaci, che si è mangiata una seppia intera. Una seppia intera questa, cioè praticamente gli ha staccato la testa dal resto del corpo. Questa se ti pizzica, secondo noi non arrivi neanche all'ospedale. E sono un po' pericolosi, c'è chi li lascia proprio per il fatto che... Però quanto sono buone al suolo. Molto, molto buone. Quanto è difficile registrare, pescare e fare tutto? Non ti invidio per niente. Grazie, manco io. Visto che si cominciano a vedere animali preistorici, decidiamo di ricominciare a pescare a incieco. Col solito incieco, calamaretto e un pezzo o di seppia o di calamaro. E dopo pochi minuti un altro polpo abbocca la mia esca. Sì, preso un polpo sicuro, ma non l'ho afferrato. Purtroppo, quando non si riesce a afferrare il polpo, al 99% appena si porta in superficie, lui si stacca e non riusciamo a tirarlo su. Bisogna essere molto veloci. Eccolo! Che culo! Stavolta sono stato fortunato, ma soprattutto veloce, e il polpo non ha avuto tempo di staccarsi dal piombo, e quando l'ha fatto, era ormai sulla barca. Mentre io rilancio, anche Stefano sta combattendo con un polpo, molto più furbo del mio. Dovrei. No, mollalo, mollalo, yeah. Ha mollato. Porca miseria. Non ho sganciato, quindi potrei riprendere, vediamo un po', vediamo se è abbastanza scemo. Polpo, no? Polpo, polpo. C'è ancora? Vedi che quando tiri si sì, sì, e poi no, non fa niente, capito? Vediamo un po'. Proviamo a vedere se riusciamo a infilarlo. No. No, siamo andati. Allora, adesso boh, Stefano sta provando quello che ho provato io prima. C'ha il polpone attaccato, però giustamente se non lo prendi con gli ami è proprio inutile, perché lui arriva a un certo punto e si mollerà. Terza volta. E sarà impossibile farlo riattaccare. Invece se glielo lasciamo quasi sul fondo provando a afferrarlo, eccolo lì. C'è? Forse sì. Forse sì, attenzione, in diretta. Dovrebbe essere lui. Vediamo. Ma questa è la zona magica. Attenzione, ma il retino in tutto questo dov'è? Abbiamo fatto più buchi che trincee. Come si dice? No, lascia, che se no ci arrivano a finire gli ami, tocca sta mezz'ora, lo butto dentro così. Che cazzo, hai preso un gattuccio? Un gattuccio? No, che? Ma è una cosa strana. Sono delle salpe. Questo è un organismo. No, non so se sono riuscito a vederlo. Veloce, veloce, visto? Questo si è attaccato a qualcosa che strada facendo. Recuperando il polpo, abbiamo recuperato involontariamente anche delle salpe, o meglio una colonia di salpe, che sono degli organismi trasparenti con un nucleo colorato. Anche se gli organismi sono lunghi circa 20 cm, possono costituire delle catene lunghe addirittura una quarantina di metri. Ma dopo l'avvistamento delle salpe e la cattura del polpo, qualcosa sta mangiando al mio incieco. È strano, perché lo prende e poi lo molla. Allora sono costretto a rilasciare il filo, ripresentargli l'esca e provare a afferrarlo. E finalmente ci riesco. Tre volte mi ha dato, come Giuda. Un polpone. No, il polpone d'estate non è tanto. Eccolo, finalmente! Cos'è? Sapone? È quello che desideravo. Sì! Vai! Bene. Mamma mia! Vai. Bellissimo! Visto che il posto è dei capponi. Porco Giuda! Vai. Questo per me è il primo scorfanone rosso, o cappone, come li stiamo chiamando con Stefano.
Guardate che bello, proprio mi ha dato tre volte, la prima così, poi l'ho rimollato, poi ieri da tre volte, è stato un po' scemo pure lui, però bello, c'ha una bocca incredibile. Anche questo, come la signora tracina, c'ha queste spinozze qui sopra che non sono super veleno, ma sono molto dolorose. Eccole qua, bel pescione. Mua. Bello mio, guardate in bocca. Grazie Ste. Prego, figure. Bravo tu. Che culo. Che giornata, ragazzi. Cioè, Stefano mi ha fatto diventare un bambino felice. E anche lui mi ha fatto diventare un bambino felice. Quando si dice sei brutto come uno scopo. Sono brutto come non è vero, sono bellissimi. Sono donne decisamente più brutte. E più rompiscato, questo ha mangiato tranquillo. Tranquillo, salito su. Non ha fatto problemi. Non c'è neanche punto. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete un like. E oggi è stata proprio l'apoteosi della pesca vera, Niente traina col vivo, due scatole infinite. E abbiamo provato mille tecniche, hanno funzionato tutte mille. Vero, dai, oggi è andata bene. Soprattutto la pesca ai polpi con l'incico, quella da paura. Alla prossima, va. Ciao ragazzi. Ciao. Vi saluto anche lui. Ma prima di andarcene, ovviamente, non potevamo che rilasciare quei pesci piccolini che non ci sono serviti per la traina col vivo e che abbiamo rilasciato molto volentieri. Fatelo anche voi. Quelli li volevamo usare come esca, però sono stati fortunati. Piaciuto il volentino oggi. Esatto. Ma sto retino così bello c'ha una storia. Ha una storia, l'ho pure rubato, figurati. Chi l'ha rubato? Un bambino.